passo alla mia destra. Vuoi che porto il microfono? Magari. Sì, magari portiamo il microfono. Un altro. Chi parte dal fondo allora? Sì, che vedete io. A proposito dell'espansione dell'universo, io ho sentito anche una teoria che diceva che l'universo si stava anche restringendo. Ciò non dovrebbe anche influire su che la cifra non si renda lì più visibili? Ma è allora la domanda, vediamo se. Ok, ora è partito. Allora la domanda è sull'espansione dell'universo e cosa succede se l'universo si sta contraendo. Se l'universo fosse in una fase di contrazione, sì, succederebbe il contrario, i fotoni guadagnerebbero energia. Però le osservazioni che abbiamo al momento ci dicono non solo che l'universo si sta espandendo, ma anche che l'universo sta accelerando la sua espansione al momento. Quindi non abbiamo nessuna evidenza che l'universo si stia contraendo. Quello che succederà nel futuro non lo sappiamo, è un argomento di ricerca aperta. Ci aspettiamo, in base a quello che conosciamo, che l'universo continuerà ad espandersi sempre più velocemente, le galassie si allontaneranno quindi sempre più le une dalle altre, però abbiamo avuto delle grandi sorprese, questa accelerazione dell'espansione dell'universo non era attesa negli astronomi, è stata una delle scoperte più importanti di astronomia degli ultimi 15 anni, e quindi chi lo sa cosa succede nel futuro. Ci sono delle teorie che dicono che potrebbe l'energia oscura che ha portato all'espansione accelerata dell'universo in questo momento della storia, nel futuro molto distante, potrebbe forse anche portare a una contrazione, ma non lo sappiamo al momento. Vediamo, possiamo fare una domanda qui. Allora, da quanto so io, il diametro dell'universo attuale conosciuto è di 92 miliardi di anni luce, se non sbaglio. Da quanto avevo letto io, almeno su. Sì, sì, più o meno. E da quanto ci ha detto lei, l'universo è vecchio di 13,7 miliardi di anni. E dunque, com'è stato possibile che questo si fosse espanso ad una velocità maggiore di quella della luce, nonostante la teoria della relatività? Questa è un'altra domanda molto, molto interessante, perché abbiamo visto l'idea è cosa questa velocità più veloce della luce di espansione, anche il redshifting che è dato fondamentalmente si può essere interpretato come una velocità relativa che c'è tra gli oggetti, che sembra essere maggiore della velocità della luce. E qui il limite della velocità della luce non si applica, perché è l'universo stesso che si sta espandendo. Quindi non c'è questo limite fisico alla propagazione dell'informazione che è la velocità della luce. Fenomeno relativo a quello che sta dentro l'universo. So che non è l'universo stesso, fondamentalmente questa cosa succede perché vediamo questa velocità apparente che è maggiore della luce, perché le due galassie, diciamo, partono magari relativamente vicine tra di loro, e poi dopo i fotoni iniziano il loro viaggio da una galassia al nostro telescopio. E man mano però che loro viaggiano, l'universo si espande anche. Quindi inizialmente sono vicine, e poi dopo, la luce finalmente ci raggiunge, sono lontane. E quindi questa tua domanda ci dice un pochino anche che il concetto di distanza, quando l'universo è in espansione, diventa più complicato, perché dovremmo associare un tempo a quando facciamo la misura. Se noi prendiamo la distanza tra due galassie quando nel passato, è diversa dalla distanza nel presente o nel futuro.
no? Quindi il modo migliore per caratterizzare la distanza tra le galassie è dire quanto tempo ci mette la luce a viaggiare da un punto all'altro. Mio nipote ha 8 anni e ieri mi ha fatto una domanda e gliela riporto tale quale. Perché nonno le stelle e i pianeti sono rotondi? Io non ho saputo rispondere. Ah, questa è una bellissima, domanda. Ha un nipote molto sveglio, forse un futuro fisico o astronomo. I pianeti e le stelle sono rotondi per l'effetto della gravità, perché sono delle strutture che, diciamo, dove ne hanno la forma che è determinata dalla loro gravità. E perché la gravità è attrattiva, tende a schiacciare tutto ed è una non conta la direzione, quindi abbiamo una sfera. Infatti c'è stato quelli di voi magari si possono ricordare che fino a una decina di anni fa Plutone era considerato un pianeta. Adesso invece l'abbiamo declassato a del ruolo di pianeta nano, perché non è abbastanza massiccia, quindi non è neanche abbastanza grande come dimensione da essere dominato, da avere che la gravità riesce a dare una struttura più o meno sferica. Magari un attimo solo per commentare su questa domanda. E infatti fondamentalmente abbiamo che le galassie ellittiche sono dominate dalla gravità, tendono ad avere una forma più o meno sferica, e le galassie a disco invece hanno la rotazione, stanno ruotando, anche di quella la rotazione, per cui riescono a mantenere una struttura più a disco, invece non sono diventate delle pallocce sferiche. Prima è tornato all'energia oscura, che è quella che può accelerare il movimento delle stelle e delle galassie nell'universo. Però ho sentito parlare anche di materia oscura, che è quella che costituisce la massa principale dell'universo. Certamente. Noi vediamo solo le galassie, ma tra le galassie c'è un'enorme massa che non si vede. Assolutamente. Questa è un'altra ottima domanda. Tutte le cose di cui ho parlato questa sera sono materia visibile, materia di cui noi siamo fatti. Abbiamo scoperto negli ultimi anni che questa è solo una piccola frazione di tutto quello del contenuto di materia o di energia dell'universo. Perché abbiamo che l'universo è fatto più o meno, se vogliamo dire, il 70% di questa forma di energia oscura, che non capiamo ancora molto, sembra che si comporti un po' come antigravità. Noi abbiamo appena parlato della gravità che crea oggetti sferici, e la gravità con la sua forza attrattiva contrasta l'espansione iniziale del Big Bang, quindi ci aspetteremo che l'espansione dell'universo rallenti nel tempo. Invece abbiamo visto che non è quello che sta succedendo. Negli ultimi 5-6 miliardi di anni dell'età dell'universo, l'universo sta accelerando l'espansione, quindi c'è una forza di antigravità, diciamo, l'energia oscura. Invece la materia oscura è una materia che si comporta come la materia normale, però non emette nessuna, non interagisce in maniera elettromagnetica con il resto della materia, ed è per quello che la chiamiamo materia oscura, e costituisce più o meno il 25% dell'universo. Quindi abbiamo 70% di energia oscura, un mistero totale, 25% di materia oscura lo capiamo, lo possiamo osservare indirettamente dall'effetto della gravità, possiamo pesare le galassie, contare quante stelle, quante sono luminose, e poi in base ai modelli di formazione stellare possiamo vedere quanta è la massa di queste stelle, possiamo vedere quanto gas c'è nelle galassie. La parte della materia, come siamo fatti noi, sono il 5% dell'universo. Sì, andiamo. Sì, no, io volevo semplicemente andare più terra a terra, perché la mia mente di fronte a questi argomenti veramente va in crisi.
Da quello che ho capito, l'astrofisica, quindi lei con tutti i suoi colleghi, sono arrivati all'infanzia dell'universo. Diciamo siamo all'asilo nido. Pensate di riuscire a raggiungere la sala parto? E se siete lì, no, io vorrei esserci ma non ci sarò purtroppo, perché vede, quando ero ragazzino c'era un catechista che mi diceva che a tirare tutta sta roba qua c'era un signore, era un triangolo con un occhio. Ecco, mi piacerebbe sapere quando arrivate lì a vedere se c'è lì questo tizio, perché veramente io vorrei sapere prima, ecco, se c'è questo Big Bang. Ma quando arrivate lì avete un'idea? Ma penso che allora, allora ecco, scusi, una seconda domanda alla quale provo un po' è obbligato a rispondere, perché quando uno studia queste cose qua, a un certo punto la religione, la religiosità può andare anche in crisi. Ecco, no? Le chiederei un po' il rapporto tra l'astrofisico e la religione. Ah, qui abbiamo molti spunti di conversazione, sono tutti argomenti molto molto interessanti. Allora, oggi partiamo e rispondiamo a queste domande. Oggi abbiamo visto che cosa possiamo osservare con il telescopio spaziale Hubble, abbiamo visto che 13.8 miliardi di anni l'età dell'universo, con Hubble riusciamo ad arrivare fino a 13.4 miliardi di anni nel passato, così a vedere le prime generazioni di galassie. Abbiamo delle altre osservazioni, forse avete sentito parlare del cosmic microwave background, dello sfondo di radiazione cosmica nelle microonde, che ci porta a far vedere com'era l'universo appena 300.000 anni dopo il Big Bang, che era un plasma, era un momento in cui la radiazione si era disaccoppiata dalla materia per la prima volta, iniziata a viaggiare. Inizialmente era più o meno 4.000 gradi, e poi viene raffreddato da questa espansione dell'universo appena 2.7 gradi sopra lo zero assoluto, e viene osservato quindi dalle microonde. E è questo disegno qui viene considerato come l'epoca della radiazione. Possiamo andare oltre, ci sono delle idee che possiamo andare a provare la prima frazione di secondo dopo il Big Bang con l'equivalente del fondo di radiazione nelle microonde, andando a osservarlo con le onde gravitazionali. Abbiamo avuto veramente una maggiore scoperta un anno e mezzo fa, siamo riusciti a osservare per le prime volte le onde gravitazionali, e con degli esperimenti nel futuro, magari 40-50 anni nel futuro, man mano che la tecnologia migliora, potremo andare a osservare la cosiddetta epoca di Planck, quando l'universo era estremamente alta energia, una frazione di secondo dopo il Big Bang. Adesso arriviamo all'ultima parte, l'interazione un pochino più con la filosofia, con la religione. Il Big Bang, il momento in cui l'universo nasce, è una cosiddetta singolarità delle leggi fisiche. Noi possiamo con la fisica, con il metodo sperimentale, possiamo andare a vedere l'universo da quando è stato formato a durante tutta la sua storia. Possiamo andare a studiare le leggi fisiche, questo è parte del reame della scienza. Domande come perché le leggi fisiche sono quelle che i fisici, gli astronomi vanno a studiare, perché l'universo è stato creato, che cosa c'era prima dell'epoca del Big Bang, tutte queste sono domande che al momento la scienza non può dare una risposta, perché non sappiamo, non c'è modo, in base alla nostra conoscenza, per andare più indietro del Big Bang. Queste sono domande in cui anche un astronomo ha spazio per pensare alla filosofia o alla religione. Quindi sono degli aspetti un po' differenti, come dicevo, da dove veniamo, c'è una risposta che può venire dalla scienza, ed è su come sono fatte le leggi fisiche, se uno si chiede il perché, una motivazione, questi sono un approccio che facciamo con la filosofia e con la religione. Come diverso anche la sua ricerca e il suo studio. Io ti ringrazio infinitamente, sei stato splendido, se posso usare questo termine, ti ringrazio a nome di una platea che ti ha seguito veramente.
questa chiacchierata, per le domande molto interessanti che mi avete fatto. Se qualcuno di voi non ha avuto occasione di fare una domanda in pubblico, se avete voglia di farmi qualche domanda senza una risposta globale, io posso stare qui ancora 10-15 minuti e sono contento di continuare a chiacchierare con voi.